La Civitanovese conferma il suo ottimo momento di forma battendo nel derby del polisportivo l'area canatese di Mirko Omiccioli. A decidere una gara dalle poche emozioni, un guizzo di Paganotto in apertura di gara. Vittoria pratica e tre punti importanti per una classifica sempre più interessante. L'apertura è tutta per Vakaba Traoré, con i tifosi che hanno manifestato tutto il proprio affetto ed attaccamento con striscioni e con una colletta in favore della famiglia dello sfortunato giocatore ivoriano. Tornando alla gara, Civitanovese in campo senza lo squalificato Marci, mentre nella recanatese Patrizi, fermato dal giudice sportivo, andava a far compagnia a Faglieta in tribuna. A dirigere il signor Michelli di Padova davanti ad un migliaio scarso di spettatori. Ma andiamo a vedere come è andata. Al 12° Civitanovese subito in avanti, tiro di Traini, Canaletti senza problemi, para a terra. Al 14° rossoblu in vantaggio, angolo di Mandorino dalla sinistra, Paganotto in mischia risolve di testa battendo sotto misura Canaletti. Al 37° si fa viva anche ancora la Civitanovese, corner di Mandorino per la testa di Bolzan che da buona posizione alza sopra la traversa. Al 39° Civitanovese ad un passo dal raddoppio, Canaletti però è strepitoso su Traini deviando in corner il suo colpo di testa ravvicinato. Al 41° si sveglia la recanatese, assist di Moretti in profondità per Chicco che però non trovava il tempo per battere a rete con Paganotto che deviava in corner evitando il peggio. Si va nella ripresa, la recanatese parte subito a sfrombattuto. Al primo Chicco si liberava di Bolzan in aria, appoggiava per la corrente Moretti che serviva nuovamente lo stesso attaccante che però da pochi passi sparava addosso ad Irvanak che si opponeva splendidamente deviando in corner. Passato il pericolo, al 18° arrivava la risposta della formazione di casa, girata in area di Traini, deviata in corner da Canaletti, sempre vigile. Al 27° proteste ospiti per un presunto fallo in area di mano di Bolzan, giudicato involontario dal signor Michelli. Timida reazione fino alla fine della recanatese, ma era perfetta tatticamente la Civitanovese che senza rischiare nulla amministrava al meglio il prezioso vantaggio, conquistando l'ennesima vittoria. Giovanni Cornacchini, tecnico della Civitanovese, vittoria importante, la Civitanovese conferma l'ottimo momento nonostante oggi un derby, una gara che si preannunciava difficile. Assolutamente una gara difficile perché la Recanatese è una squadra che ha qualità, organizzata, ha un ottimo allenatore e quindi è difficile giocarci contro. Abbiamo vinto, abbiamo creato soprattutto nel primo tempo diverse occasioni, soprattutto con Traini che ha avuto 2 o 3 opportunità importanti. Mi sembra dopo il secondo tempo abbiamo sofferto un pochettino, ma l'unica parata importante l'ha fatta poi il nostro portiere Ivrak. Però insomma voglio dire, mi sembra, io sono contento e soddisfatto della prestazione, anche se hai sofferto un pochettino, che ci sta, però insomma dai continuità ai risultati, insomma non è un momento positivo, mi sembra che sia dall'inizio dell'anno un momento positivo, perché se tu hai 29 punti e sei un punto dall'Ancona vuol dire che stai lavorando molto bene, quindi i ragazzi devono gli voglio fare veramente tantissimi complimenti per quello che stanno dando, perché stanno facendo cose importanti. Non è facile poi ovviamente giocare con il, diciamo tra virgolette, dramma Traoré in casa. È una situazione difficile perché è un problema importante, quindi sappiamo delle difficoltà che ci sono, i ragazzi ne stanno soffrendo parecchio, quindi cercare di essere sereni è quasi impossibile.